Signor Presidente Putin, signor Presidente Nazarbayev, caro Farid, la discussione che autorità tutti, ospiti, imprenditrici, imprenditori, la discussione che avete introdotto mi ha suggerito di mettere da parte il testo scritto che avevo e di seguire la riflessione che il Presidente Putin ha proposto. Sono 20 anni dall'inizio del Forum di San Pietroburgo. E se ciascuno di noi pensa alla sua vita 20 anni fa, alla vita della sua città, alla vita della sua azienda, alla vita del suo paese, si rende conto quante cose siano cambiate. Io 20 anni fa ero appena uscito dalla scuola, dal liceo, andavo all'università. L'Europa non aveva l'euro. Il presidente Nazarbayev ha ricordato i passi in avanti fatti dal suo paese, ad esempio nella lotta contro la povertà. E il presidente Putin ha sottolineato i grandi cambiamenti che hanno interessato la Russia. La stessa cosa, Farid, potremmo dire per gli Stati Uniti. 20 anni fa ancora non c'erano state le grandi rivoluzioni della New Economy, anche se si vedevano i primi segnali. Dunque 20 anni fa c'era un mondo totalmente diverso. Mi piace pensare che il Forum di San Pietroburgo sia un'occasione per sottolineare i passi in avanti fatti, ma anche per immaginare i prossimi 20 anni. Come se messo il compasso su un punto della storia, potessimo girare intorno tra i 20 anni appena trascorsi e i 20 anni che ci attendono. Ci dice il Presidente Putin che saranno 20 anni di novità, di innovazioni profonde. Io sono molto d'accordo. L'intelligenza artificiale e la robotica, la genomica, le nuove scoperte farmaceutiche, la lotta contro le malattie che fa passi in avanti non ogni 20 anni, ma ogni anno, ogni 2 anni. Io sono molto orgoglioso di una caratteristica che ha il mio paese, l'Italia. Noi siamo il secondo paese per longevità al mondo, per aspettative di vita. Ma se guardo i dati, vedo che ci sono spazi, e gli studi del nostro paese lo dimostrano, per immaginare che da qui a qualche anno vivremo almeno fino a un secolo di età media. E allora si pone il problema di come vogliamo immaginare la qualità della vita. Di come, cioè, nel momento in cui scopriamo nuove forme di lotta contro la malattia, penso al cancro, penso al grande passo in avanti sugli studi del cervello, immaginiamo di costruire la società dei prossimi 20 anni. Sarà una società totalmente interconnessa. Gli esperti dicono la gigabit society, la società in cui le comunicazioni non saranno soltanto infrastrutture fisiche, ma infrastrutture immateriali, la rete, la banda larga, la banda ultralarga, l'innovazione che arriva in tutti i settori. Qui siamo in uno dei paesi leader al mondo per l'energia, per la produzione energetica. Quanto l'innovazione tecnologica, noi stiamo molto lavorando su questo in Italia, può portare al risparmio energetico, all'efficientamento, all'efficienza energetica. È un mondo totalmente diverso quello che ci aspetta nei prossimi anni. Chi riesce ad anticipare il futuro e andargli incontro e non soltanto ad attenderlo, starà dalla parte dei vincenti dei prossimi anni. A me pare che il Forum internazionale di San Pietroburgo sia una grande occasione per riflettere su questo, su dove vogliamo impostare, su come vogliamo impostare, su dove vogliamo andare, su come le nostre città saranno smart cities nei prossimi anni, ma anche, questo è il punto, su quali valori, Putin ha detto identità e radici spirituali, staranno alla base dei prossimi anni. Perché, diciamolo con grande franchezza, il principale problema di questa stagione, e lo dico a una platea che è in larga parte una platea economica,
non sta soltanto nelle difficoltà economiche, nelle difficoltà tecniche, nella mancanza di chiusura di alcuni accordi internazionali, nelle problematiche legate alle sanzioni, non sta soltanto qui. Sono problemi veri, ma non sta soltanto qui. A mio giudizio, il vero problema che divide in due il sistema politico internazionale è che da un lato c'è una grande scommessa sulla paura, sull'odio, sull'estremismo, sul fanatismo, sull'intolleranza, e dall'altro c'è il desiderio di un mondo che sia capace di costruire futuro tenendo forti le identità spirituali e le radici di cui si parlava negli interventi appena ascoltati. Lo dico oggi, in cui l'Europa piange la morte di una parlamentare laburista in Inghilterra, Jo Cox, uccisa dal fanatismo e dallo squilibrio e dall'odio. Ma lo dico nei giorni in cui l'intera Europa, da Parigi a Bruxelles, e anche in parte gli Stati Uniti, penso alla terribile tragedia di Orlando, al pensiero ai compagni delle vittime, alle famiglie delle vittime, con tutto ciò che ha prodotto in termini di reazione quel terribile evento. Ecco, in questi giorni, giorni in cui l'Europa e gli Stati Uniti sono di fronte anche nel proprio territorio a fenomeni di violenza, di estremismo, di radicalismo e di odio, io credo che la comunità internazionale debba riuscire a tenere questa come la prima battaglia. Prima ancora che gli aspetti economici, noi possiamo dire che l'economia potrà funzionare se si affermerà una logica di apertura, non di chiusura. Ha detto ieri Jean-Claude Juncker, una logica di ponti, non di muri. Ed è da questo apprezzo molto l'applauso a Jean-Claude Juncker sui ponti, anche per questo stamattina ho visitato un cantiere che il presidente Putin conosce di un'azienda italiana, 13 chilometri, tre ponti, molto bello, all'avanguardia, e quindi i ponti li vogliamo costruire in tutti i sensi noi come italiani. Ma al di là delle battute, la capacità di aprire canali di dialogo e di ponti è, a mio giudizio, il punto fondamentale. E prima di entrare più nel merito, molto rapidamente, sia rispetto alle questioni tra Europa e Russia che a quelle tra Italia e Russia, lasciatemi ancora per qualche istante insistere su questo punto. Di fronte ai cambiamenti che noi possiamo avere nei prossimi anni, alle opportunità straordinarie che il mondo dell'innovazione ci pone davanti e di cui io sono entusiasta, perché credo che la stagione che si apre sia una stagione affascinante, certo ricca di problemi, ma ricca di opportunità, dobbiamo anche ricordarci che la scommessa che hanno di fronte tutti i paesi è quella di tenere insieme gli argomenti delle radici spirituali e dei valori con quelli della sicurezza. Per questo noi in Italia abbiamo voluto inserire una legge dopo gli attentati di Parigi e di Bruxelles. Ed è una legge importante perché dice che per ogni centesimo, per ogni euro investito in sicurezza, in polizia, in telecamere, in attenzione al territorio, ci deve essere la stessa cifra, un euro, investita in cultura, in educazione, in capitale umano, nelle scuole, nell'attenzione ai valori che fanno grande le nostre comunità. Un euro in sicurezza, un euro in cultura è per noi un elemento chiave. Vengo ai due punti e chiudo rapidamente. Il primo, è evidente che esiste un problema nei rapporti tra Europa e Russia. Ed è evidente che ciascuno di noi, del tutto legittimamente, può avere le proprie opinioni sul passato, sul perché questo problema si è creato. Io trovo fondamentale
che nella fase che stiamo vivendo, per la complessità delle sfide e per la rilevanza dei problemi che esistono, noi facciamo uno sforzo tutti insieme per cercare di risolvere questo problema guardando al futuro e a quello che ci unisce. Lo dico con un'espressione latina, pacta sunt servanda, da tutte le parti, non soltanto da una parte. Abbiamo fatto uno sforzo per arrivare agli accordi di Minsk, al protocollo di Minsk. Dire pacta sunt servanda in latino vuol dire che tutte le parti in gioco devono impegnarsi a rispettare quegli accordi che hanno legittimamente sottoscritto, tutte le parti, non soltanto qualcuno. E io credo che in questa posizione sia molto significativa la presenza del Presidente Juncker, voglio ricordarlo, di un altro collega dei 28 paesi che fanno parte dell'Unione Europea, che è qua con noi, che è il primo ministro di Malta, Joseph Muscat, che saluto e che condivide sicuramente con me questa lettura, e che pensa di poter arrivare ad un recupero del principio fondamentale, e cioè che Europa e Russia hanno valori condivisi che sono valori che io, caro Vladimir, ho visto oggi toccato con mano non soltanto nelle tante aziende che sono qua italiane, ma prima di tutto ho visto quando questa mattina ho avuto il privilegio e l'onore di entrare all'Hermitage, di entrare in uno dei luoghi simbolo della cultura mondiale e in cui mi sono sentito sommerso da una bellezza che costituisce un pezzo dell'identità non soltanto russa, ma anche europea e occidentale. Quei valori universali sono i valori che hanno fatto grande la dignità dell'uomo. Gli stessi, voglio riconoscerlo qui pubblicamente, che è stato bello sentire nel concerto di Palmira, quando dopo la liberazione da Daesh di quella città, un autorevole e prestigioso direttore d'orchestra russo ha diretto un momento in cui la musica ha fatto capire che la civiltà tornava a splendere anche in quella difficile e martoriata terra. Dunque, noi abbiamo elementi che ci dividono, dobbiamo lavorare perché prevalga il buon senso e perché il rispetto degli accordi sia la condizione per poter tornare alla piena ed effettiva normalità delle relazioni. In questo scenario, e chiudo, il ruolo dell'Italia è un ruolo sicuramente legato agli aspetti economici. Non voglio che i miei amici imprenditori italiani adesso abbiano dei dubbi su questo. Siamo naturalmente in prima linea per sostenere la presenza non soltanto in Russia, ma anche in Kazakistan, di tutto ciò che può essere fatto insieme. Noi siamo molto affezionati al nostro Made in Italy, ma ci piace l'idea del Made with Italy, dal punto di vista dell'agroalimentare, dell'ingegneria, dell'innovazione, della tecnologia. Tuttavia, mi permetto di dire che non è questo il punto centrale. E finisco proprio su questo punto. In questi mesi il governo italiano sta lavorando con grande intensità e determinazione a un processo di riforme perché per troppi anni l'Italia si è occupata soltanto del proprio passato. Abbiamo cambiato il mercato del lavoro, abbiamo cambiato il sistema istituzionale, la giustizia civile. Stiamo cambiando la Costituzione per consentire stabilità al nostro Paese. Abbiamo cambiato 63 governi in 70 anni. C'è un'espressione italiana che dice che i nostri governi durano più o meno di un gatto in autostrada. Non è una grande immagine, ma rende l'idea. Abbiamo dunque bisogno di recuperare elementi di stabilità. Però, caro Presidente Putin, quello che ci unisce, prima ancora che gli aspetti del business, è quel sentimento di meraviglia e di stupore che viene di fronte alla bellezza.
un vostro grande connazionale, Dostoevskij, scrisse alcune delle pagine più belle dell'Idiota nella mia città, a Firenze, in Piazza Pitti. Decise di concludere lì quello che è uno dei suoi capolavori assoluti, perlomeno io lo considero tale. E in quel testo lui utilizza un'espressione che io giudico meravigliosa. Lui fa dire a un suo personaggio, fa domandare a un suo personaggio quale bellezza salverà il mondo. Io credo che sia la bellezza che salverà il mondo, intesa non come fatto estetico, semplicemente estetico, ma come insieme di valori. Se il mondo di domani è un mondo di sfide e di innovazione, di robotica e di intelligenza artificiale, di genomica e di superconnessioni, se il mondo di domani è questo, sapremo affrontarlo e vincerlo soltanto se saremo capaci di prendere i nostri valori e di trasportarli, capaci di cambiare e di innovarsi nel mondo che ci aspetta e che noi vogliamo costruire più bello e più giusto. Grazie di cuore.